Caos scuola, arriva la Digos. Tensione nel pomeriggio al Colombini per le immissioni in ruolo, insegnanti e sindacati contro le normative. Blitz antidroga in zona stazione. Durante la perquisizione di un locale, la polizia ha trovato stupefacenti e un coltello. In via Colombo, un 35enne è stato invece arrestato dai carabinieri, sotto il sedile dell'auto nascondeva un etto di marijuana. Aiuti terremoto, truffe telefoniche. Lo denuncia il commissario della Polizia Provinciale Luigi Rabuffi, venuto a sapere di una finta raccolta fondi a suo nome. Il monito ai cittadini, state attenti, è un imbroglio. Nuova carta di identità. Da lunedì, anche a Piacenza, sarà possibile esprimere il proprio consenso o il diniego per la donazione di organi e tessuti. Sul Faxal, sapori internazionali. Al via la 3 giorni del mercato europeo, giunto alla 12ª edizione. Fino a domenica, 130 banchi dall'alimentare all'artigianato. Pro, arriva la Cremonese. Squadra in campo domenica al Gariglia alle 18.30. Il Piacenza invece alle 16.30 affronterà il Renate.